La notizia era nell'aria da qualche settimana e ora è ufficiale. L'aggiornamento Next Gen di Cyberpunk 2077 è disponibile da oggi. Prima di continuare, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi al nostro canale attivando le notifiche per non perdere nessuno dei video di EveryEye. CD Projekt Red ha preso la parola con una diretta Twitch per annunciare il rilascio dell'update di Cyberpunk 2077 rivolto alle console di nuova generazione. Un contenuto gratuito per tutti i possessori delle versioni PS4 e Xbox One che arriva in maniera imprevista durante un periodo davvero di fuoco. A poca distanza dalla pubblicazione di Dying Light 2 e nella stessa settimana di Horizon Forbidden West, nonché a ridosso di un ulteriore peso massimo come Elden Ring. Attesa in origine per il 2021, ma poi posticipata non senza polemiche all'anno attualmente in corso, la patch indirizzata a PlayStation 5 e Xbox Series X e S è già disponibile sugli store e segna una tappa tardiva ma fondamentale del piano di supporto al titolo. Con questo contenuto lo studio polacco promette di rendere l'esperienza di Cyberpunk 2077 finalmente all'altezza degli standard tecnologici offerti dalle console di nona generazione. La patch 1.5 dà modo al gioco di sfruttare la potenza extra dell'hardware di PS5 e Xbox Series X e S, permettendo di utilizzare il ray tracing e lo scaling dinamico fino a 4K, con tempi di caricamento velocizzati e un'ampia varietà di migliorie tecniche e grafiche. Sono inoltre state introdotte le funzionalità del controller DualSense, ossia i trigger adattivi e il feedback aptico. Per chiunque voglia osservare in prima persona la resa dell'aggiornamento prima di comprare il gioco, il team ha messo a disposizione una demo gratuita a tempo limitato, disponibile su Xbox Series X e S e PlayStation 5. La prova sarà attiva per 30 giorni fino al 15 marzo alle ore 17 e permetterà agli utenti di proseguire con l'esperienza dopo l'acquisto. Chiunque possegga già Cyberpunk 2077 su Xbox One e PlayStation 4 potrà trasferire i suoi salvataggi alle nuove edizioni. Stando a quanto suggerito da CD Projekt, la nuova patch propone un'ottimizzazione delle performance e della stabilità del gioco, aggiustamenti a gameplay e all'uso della mappa, senza dimenticare nuove interazioni per le relazioni e un sistema di fixer migliorato. Non mancano neppure contenuti del tutto inediti, tra cui appartamenti affittabili, opzioni di personalizzazione del personaggio e nuovi equipaggiamenti. Su PS5 e Xbox Series X il gioco presenterà due modalità, performance in 4K con un obiettivo di 60 frame al secondo e ray tracing, sempre in 4K ma con un frame rate a 30 fps. Su Xbox Series S invece troveremo solo la modalità performance a 30 fps con risoluzione in 1440p. Nelle prossime ore vi racconteremo la nostra esperienza con l'edizione di nuova generazione del gioco. Continuate quindi a seguirci per ulteriori approfondimenti sulla patch, con spezzoni di gameplay tratti dalle nuove versioni di Cyberpunk 2077. Ora, come sempre, vi lasciamo la parola. Siete pronti a tornare a Night City? E che ve ne pare di questo aggiornamento? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.